Eccoci insieme con Biancarosso TV Sport e col professor Antonucci, ma non siamo soli perché questa settimana su assist del professor Antonucci abbiamo rintracciato un ex del Bari che ha segnato a Trapani e che molti della mia generazione ricordano perfettamente. Di chi parliamo, professor Antonucci? Di Marco Biloni. Marco Biloni, buon pomeriggio. C'è Biloni? Pronto? Niente, abbiamo fatto tutto sto ambaradan. C'era, va bene. Marco Biloni, qualche istante, nato a Brescia il 18 gennaio 1950, col Bari 23 partite e 4 gol. Uno a Trapani. L'ultimo della serie col Bari. Ma Biloni è stato l'attaccante che ha sostituito Florio praticamente. Sì, a dire la verità ci fu una piccola polemica anche giornalistica, perché chi voleva Florio e chi voleva Biloni. Poi venne un terzo intruso che si chiamava, e si chiama, Asnicar. Velocissimo. Ma perché è rimasto? Perché Biloni è rimasto soldato, perché all'inizio Biloni era voluto non solo da Losi, ma lo desiderava anche Penzo, che era stato preso da Benevento da parte del Bari. Penzo era un attaccante che si cercava di potesse emulare, e così fece Mujesan, che fu preso dall'Avellino 10 anni prima. Però Biloni era, come si dice, più che un attaccante, il portatore d'acqua per Penzo. Poi in quel periodo ci fu una specie di diatriba e di polemica fra la società e Florio. Florio fu mandato a casa e diventò titolare Biloni. Però nello stesso tempo arrivò, per essere un altro attaccante, Asnicar. A fine campionato Biloni andò via, mentre Asnicar rimase anche l'anno successivo, quando con Losi ebbe inizio la Serie B dopo la promozione, sì. Poi Losi fu sostituito da Sante Cecca. E allora abbiamo raccontato questa storia, ma adesso dovremmo avere anche il protagonista di questa vicenda. Marco Biloni, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. L'ha sentita la storia raccontata dallo storico del Bari, Gianni Antonucci? Sì, ho sentito. Una ricostruzione fedele dei fatti? Conferma? Sì. Era la definita Gianni Antonucci un portatore d'acqua, cioè un attaccante molto utile alla squadra e soprattutto molto utile all'altro attaccante principale, che fu in quel caso Nico Penzo. Beh sì, con Nico siamo ancora in contatto ora, siamo molto amici. E no, sì, è vero questo. Io, Nico era la prima punta, io ero la seconda punta, però purtroppo io quell'anno lì non sono riuscito a dimostrare quello che io volevo veramente. Cioè, non è che io sia mai stato un grande fenomeno, però nemmeno quello che si è visto a Bari, ecco. Mm-hmm. Ho dato molto meno di quello che potevo dare, anche perché c'erano dei motivi un po' particolari. Beh, raccontiamole, ormai sono passati tanti anni. Telefonate minacciose e robe del genere, ecco. La minacciavano. Mi hanno fatto un po' impressione. I tifosi di Florio forse la minacciavano, no? No, sì. Sicuramente, no, io penso che lui sia un bravo ragazzo, anzi. No, i tifosi, no, magari che quelli fosse che... Assolutamente, no, ci mancherebbe altro. Probabilmente è qualche d'un altro che perorava la causa di Florio. Però sicuramente penso che lui non sia stato al corrente di questa situazione. No, io ho parlato di tifosi di Florio, io non parlavo di Italo che sentiamo ecco, ancora, sì, ci mancherebbe altro insomma. Quindi che raccolse un'eredità pesante, perché a Bari molti, come me ad esempio, erano innamorati di Florio, dei suoi dribbling, del suo gioco spettacolare. Sì. Biloni che tipo di giocatore era praticamente dal punto di vista... Io sono sempre stato un giocatore di grande volontà, non ho mai fatto tanti gol, però qualche gol l'ho sempre fatto, sono sempre stato a disposizione della squadra, non sono mai stato una prima donna, non mi piaceva, ero un burlone, cioè ecco, un giocatore a disposizione della squadra. Ha segnato anche a Trapani e il Bari gioca a Trapani domani. Sì. Lo ricorda quel gol, quella partita? Eh sì,
me lo ricordo, sì, fu un bel gol, arrivai davanti alla portiere. Lui ha fatto una doppietta, ha fatto nei quattro gol che ha fatto col Bari, due in una sola partita con la Turris, te lo ricordi, casa, Marco? Sì, due in casa, sì. Con la Turris, poi a Trapani. E c'ho tutte e due le fotografie, le ho messe qua. Se tu vedi ora in fondo ai filmati, ci stanno i due gol che ha fatto la Turris. Poi manderei come sempre il filmato. Devi dare l'indirizzo di casa. Poi però in privato gli diciamo l'indirizzo di casa, così le manda questo filmato. Ci sono le sue foto con un baffo notevole, porta ancora questo baffo. Ecco la Turris, vedi la gente che veniva al campo. Ce l'ha ancora questo baffo o no? Perché è un baffo importante. Sì, ce l'ho sempre i baffi, ce l'ho sempre. C'ho meno capelli però. Eh sì, perché già da allora ricominciavi a perdere. È vero. E infatti perché ti volevo chiedere, c'hai ancora i capelli oppure tutto... No, pelato, capelli ce n'ho ancora, ma pochi. Sì. Pochi, vabbè. Un'ultima considerazione, un po' ha vissuto la pressione del pubblico di Bari, Marco Biloni? Purtroppo sì, ho avuto la colpa che ho avuto io di non avere la forza di reagire a questa situazione non felice nei miei confronti, ecco. Però ciò nonostante... Io mi ricordo bene quell'anno lì, lo ricordo con tristezza e con felicità perché avevamo vinto il campionato, feci 4 gol, 4 pari e 4 gol annullati. Ah beh insomma, quindi un bilancio che va un po' rivisto. Poteva essere un pochino più fortunato, arrivavano alla decina. Io ho fatto 2 gol alla Turris, uno al Cosenza e l'altro a Trapani. L'ultimo è stato a Trapani. Mi tolgo una curiosità, ma lei la conserva ancora quella bella maglia del Bari con le due strisce verticali rosse sul petto? Ce l'ho. E c'ho anche le fotografie. Allora, senti... chiederti niente, ma me la verrò a prendere, addirittura, è un ricordo personale, un ricordo che gli faccio la fotografia, gli do una delle poche maglie che ho conservato. Gli do. Va bene. Marco Biloni, grazie, un abbraccio forte. Un ciao, abbraccio auguri. Io saluto a tutti gli sportivi di Bari. Poi ti chiamo io per poter avere l'indirizzo di casa. L'indirizzo di casa? E lo diamo in privato, poi lo diamo noi al professor Antonucci, grazie. Va bene, grazie. Hai capito che succedeva a Bari? I tifosi di Florio lo chiamavano e lo minacciavano. Come? Io non lo so. E so anche chi era. È un amico mio. È una persona che mi stima. Poi abbiamo fatto tanto... Perché io ero un sostenitore di Biloni perché era quello che lottava in campo. Infatti l'ha detto lui. Non è un campione, ma lo tenace. Infatti. Vabbè. Mentre Florio era uno che piaceva per Florio il suo spettacolo. Dai. Allora, i precedenti Trapani-Bari, poca roba, giusto? Beh, insomma, ce l'abbiamo qualcosa, ecco, Bari-Trapani, 6 partite, vittoria del Bari una, questa che è l'ultima, di 37 anni fa, 4 pareggi, una sconfitta, 1-0, gol del Bari 4, questa è il giornale, la Gazzetta del Mezzogiorno del giorno dopo della prima partita in quarta serie, quando il Bari... pareggiando 1-1 con gol di Mazzoni, vede a sinistra Mazzoni, è uno dei più grandi gladiatori al centro mediano, Grani, è bravo anche Buttarella al centro della fotografia, sì. Dice il gol segnato da Mazzoni nel primo tempo, rispondono i siciliani al 27esimo della ripresa. 1-1, andiamo avanti? Poi abbiamo Trapani-Bari 0-0, questa è una partita che noi giocammo nel 67 con un ex che era, noi avevamo preso dal Trapani, Marino, che questo viene la rassomiglianza di Berlusconi. Somiglia a Berlusconi. È vero, tale quale. Questo è Sciani Manico che fece l'1-1 dopo il gol del vantaggio del Trapani e fece il gol dell'1-1. Poi l'ultima è questa, il titolo della Gazzetta. Bari colpisce anche a Trapani, quarta vittoria consecutiva, altra dimostrazione di forza su di un campo dove non aveva mai vinto il Bari. Guarda come era diversa prima, voglio far notare una cosa curiosa ai giovani lettori, poi siamo quasi in chiusura. Un tempo non si metteva Trapani-Bari 1-2, si metteva Bari-Trapani 2-1 con l'asterisco per dire che la squadra aveva giocato vedi, in casa. Io posso essere utile alla squadra. Era un incompreso. E questo è Biloni. E questo al 23esimo e penso l'altro gol. L'arbitro è esattamente dove Bruno sta? Di Torino, giusto? Diego Bruno di Torino, nato a gennaio prima della Befana dell'81,
col Bari quest'anno soltanto ha arbitrato col Modena 1-0, gol di Cepitelli, sì, e col pareggio del 2-2 con il Carpi, anche con un gol di Cepitelli. Esatto, vabbè, allora siamo... Momento, c'è una cosa che voglio ricordare. Sì. Siccome il 21 di questo mese ha fatto un anno la scomparsa del grande Mennea, domani sera, all'eccezione di Rino Bizzarro, faremo una commemorazione e parleremo anche con un filmato. E praticamente sono contento di esserci anch'io a poter commemorare questa grande figura di atleta pugliese. Da un grandissimo sportivo a uno che non vogliamo nominare, ma siamo costretti a nominarlo, perché oggi in tribunale ha parlato Andrea Masiello. Ah, buono, bello. Leggete sui siti, ne abbiamo stampato quello di Repubblica, spiega in che modo hanno truccato il derby con il Lecce. Vergogna. Poi, mamma mia, non me lo fa ricordare. Oggi devo ancora andare a pranzo. Per questo, puoi mangiare, poi mangi dopo. E fa l'effetto quando... Un'ultima cosa, un amico mi ha messo il dubbio. 4-3, e questo è il valore del Bari, e questo è il valore, diciamo, al quale verrà bandita l'asta del Bari. Ma non dimentichiamo che a questi soldi ci sono anche, vanno aggiunti i soldi del debito sportivo. Quindi è un'operazione tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Stop, professor Antonucci. Ciao. Grazie. Mi raccomando, a Trapani. Buona settimana. A Trapani. Occhio. Dobbiamo mantenere l'imbattibilità di qua.